Legato alla manualità, sindaco, lei crede che anche noi a Lauria, lei sta guidando un comune che ha grandi difficoltà, dobbiamo rimboccarci di più le maniche tutti? Cosa pensa che dobbiamo fare per il nostro comune in questo momento? Io penso che dobbiamo tutti quanti esprimere il massimo impegno per far uscire il comune di Lauria dalle secche economiche nel quale si trova. Questo lo dobbiamo fare senza dividerci, senza trovare cause e responsabilità, ma soltanto guardando alla prospettiva. La prospettiva è un bilancio risanato per un'economia di quest'area che possa avere un rilancio positivo. Vai. Allora, domenica 7 dicembre si festeggia con 3 giorni di ritardo la festa di Santa Barbara, perché domenica c'è, per dare la possibilità che potevano partecipare. Siamo con Giovanni Labbanda, che è un po' l'anima, l'organizzatore di questa festa. Allora Giovanni, innanzitutto dove ci troviamo in questo luogo? Questa è una sala, diciamo, dei minatori, qui alla notte. Sì. Allora, questa è una sala, un locale che è nato tanti anni fa, perché prima era adibita ad altre feste, quale anche manifestazione politica, poi manifestazione popolare, e dal 1991, così proprio cioè, da un'iniziativa spontanea, visto che questa è terra di minatori, e si è deciso di fare la festa dei minatori, la prima festa dei minatori. Perché la domenica, non il 4 dicembre? Perché noi in effetti facciamo la festa dei minatori e per rispetto dei minatori, in onore di Santa Barbara, facciamo i festeggiamenti poi di Santa Barbara. Quindi un po' per far confluire pure le persone che lavorano fuori, lavoratori, minatori che sono fuori, dargli la possibilità di stare insieme. Allora abbiamo deciso sempre per la prima domenica di dicembre, quest'anno è il 7 dicembre. Cioè lei è in pensione in questo momento? No, io non sono in pensione, io lavoro e veramente io non sono neanche un minatore. Quindi io sono l'organizzatore dei minatori. Sono stato a Napoli in lavoro di galleria, però non sono stato mai un minatore, però mi appassiona e mi ritrovo, perché mi ritrovo con un gruppo di amici, di persone fantastiche. Quindi avete fatto un comitato? Ma più che un comitato siamo un gruppo, non siamo un comitato vero e proprio, siamo un gruppo che si estende non solo alla Rosa, che va da Lauria Inferiore a Saluce e da un po' di anni anche con i cittadini e amici di Nemole, che ci danno un corso con loro. Infatti abbiamo visto che c'era oggi il sindaco di Nemole, Filardi, sì. E il sindaco di Lauria Pisano. Allora, ci può raccontare un po' il rapporto che c'è tra i minatori, questo bellissimo rapporto anche di solidarietà tra di loro? Il rapporto è un rapporto stupendo, in quanto sono persone che cioè, magari negli anni la tecnologia del lavoro erano diverse, perché era anche più rischioso, più pericoloso, però le entusiasmava quel modo di stare insieme, quel modo di ritrovarsi e con grossi sacrifici, anche se gran parte di loro per anni è rimasto lontano dalle proprie famiglie e purtroppo in tanti non hanno fatto più ritorno. E quindi diciamo è un lavoro diverso magari da un lavoro con forse il carpentiere, il ferraiolo e altri tipi di lavoro. Sì, è un lavoro che ti gratifica, perché in effetti è l'uomo che va a sfidare la montagna. Vuole ricordare la figura di Scaldafede, il signor Scaldafede, che è stato anche lui un po' un'idea? Mi devi permettere, perché allora Biagio Scaldafede per me è stato un secondo padre, più che un amico, quindi è stato cioè, colui che ci ha trascinato, ci ha entusiasmato. Se io oggi sono qua insieme al gruppo, lo devo proprio a Biagio Scaldafede, perché sapeva trasmettere sia ai ragazzi, a quelli meno giovani e a quelli più anziani. Quindi dobbiamo dire grazie anche alla famiglia Scaldafede, che ancora oggi ci permette di poter continuare questa tradizione. Oggi vediamo che sono davvero tanti le persone insieme, le famiglie. Ma quanti sono? Lei ha un buon idea, quanti sono i minatori a Lauria? Come numero, cioè anche in questo momento, quanti sono quelli che lavorano nel settore? Guarda, il numero non riesco a fare una cifra, però posso dire anche per il lavoro che io faccio, che giro di paese in paese, chiunque mi chiede, dice tu da dove sei?
di Lauria, ah sì, il paese dei minatori, quindi è segno che negli anni, nel tempo, hanno lasciato l'impronta ovunque sono stati. Io penso che in Italia non c'è opera dove non ci sia l'impronta di un minatore di Lauria. Oggi avete fatto un'altra grandissima iniziativa, avete scoperto un monumento, un piccolo monumento, sì, dedicato a Santa Barbara e dedicato anche al minatore. Come è nata questa idea? Chi l'ha realizzata? Allora, questa idea l'abbiamo realizzata per due motivi. Una, perché da un po' di tempo si parlava di, e voglio precisare una cosa, che abbiamo fatto tutto con i nostri, cioè, con il contributo spontaneo che ognuno, chi ha messo il lavoro, chi ha, cioè, abbiamo fatto senza chiedere fondi o chiedere contributi a alcuni. L'iniziativa era nata già da un po' di tempo fa, che dovevamo lasciare qualcosa nel tempo, qualcosa che, cioè, perché domani potrebbe anche venire questa festa, per un motivo qualsiasi, mi auguro che non succeda. E poi per ricordare un po' tutte le persone che non ci sono più, soprattutto su questo territorio, che incidente sul lavoro, chi è morto di malattie professionali. E voglio anche ricordare che oggi non è presente perché magari ha letto, affetto da malattie professionali, quali infortuni sul lavoro. Quindi è qualcosa che abbiamo voluto per lasciarla poi nel tempo, per dire qua c'era magari un gruppo di amici, un gruppo di minatori che si incontravano e onoravano Santa Barbara. In questo monumento abbiamo anche notato che avete messo delle cose molto particolari, avete messo un po' le attrezzature di una volta, sì. C'è un martello arrugginito, c'è la lucerna, ci sono i vecchi casi. Ci può ricordare un po', se da molti anni a questa parte ad oggi, come è cambiato il lavoro del minatore? Sicuramente sono strumenti che non si usano più, perché adesso c'è l'energia elettrica, non c'è più, non si, anche se il martello forse di tanto in tanto si usa ancora, però non è più comune come si usava una volta, perché una volta la roccia veniva scalfita col martello per pneumatico, oggi magari c'è il mezzo idraulico, il mezzo meccanico, però proprio per significare la durezza del lavoro abbiamo scelto poi gli strumenti più significativi. Il martello lascia per il legname e la lampada che serviva da luce elettrica. Oggi c'è tanta attenzione anche alla sicurezza, no? Anche un po' di tutti. C'è una formazione anche del minatore. Sì, la sicurezza sui cantieri c'è, però a volte non viene rispettata e a volte forse non si è neanche messi nella condizione di poterla rispettare, perché anche il lavoro penso che sta cambiando in un modo forse negativo per il lavoratore, perché una volta erano le imprese che apportavano il lavoro ed eseguivano i lavori, invece oggi si esterna tutto all'esterno e quindi anche la sicurezza viene meno. Questa scritta sì, con questo fai di tutto. Sente con il Basilicato, ci sono tutte le cose di YouTube. Vorrebbero lavorare, ma oggi hanno problemi sul lavoro, cioè forse sono in bassa situazione. Sì. Cosa pensate anche voi, cioè, anche queste aspettative che le ponevate, questi lavori che dovevano esserci? Parliamo della autostrada, del cantiere. Com'è la situazione? Come si vive oggi? In effetti è una grossa delusione, perché sembrava che questi lavori dovevano dare un po' di respiro a tutta l'area del Lavonepesi. Però io per quel poco che transito sui cantieri, facce note, facce non ne vedo, quindi è segno che sono tutte persone che vengono dall'esterno e quindi è un fatto grave, perché è grave perché penso che questa è una grande opportunità, trascorreranno altri 50 anni per avere un'altra opportunità simile, quindi se non si dà lavoro ai minatori, a persone qualificate, gente specializzata che per anni ha portato in alto il nome di Lauria, dell'intero Lavonegrese, penso che è una grossa delusione. Per tutti. Stanno venendo meno le richieste, meno quello che ognuno di noi si aspettava. Anche io faccio un lavoro diverso, però mi aspettavo che sicuramente per l'intera area ci sarebbe stato uno sviluppo diverso. Allora, siamo sempre nella festa dei minatori e siamo insieme a Antonio Forastiero, 78 anni di Sirino, con il figlio Pietro, che ci faranno ascoltare una suonata di Natale. Oh.